Il significato dell'ala che hanno gli angeli cos'è? L'ala è il volo. Continuiamo oggi, noi lo usiamo per i piloti. Tutti i gagliardetti e gli stemmi delle squadriglie di piloti o civili o militari hanno l'ala. Quindi quando il pittore, lo scultore deve presentare nella sua opera d'arte un angelo, siccome sono uomini, come fa a distinguere l'angelo dall'uomo? Ci ficca le ali, perché l'angelo vola sulle nubi. Chi sono costoro che volano come nubi, come colombe alle loro colombaie, dice il profeta Isaia. Quindi quelli volano, sono un'aviazione. Infatti il console Alberto Perego ha scritto un libro negli anni 60, l'aviazione extraterrestre opera sulla Terra, ma ci opera da migliaia di anni. È presente in tutte le antiche culture. Infatti io poi vado alla città Maya di Ekbalan, in Messico, divinità Maya con le ali. Quindi questi erano in tutto il mondo, ma da millenni. Sono quelli che hanno sempre istruito e accompagnato noi nella nostra fatica evolutiva. Cioè sono gli accompagnatori o gli angeli messaggeri, perché angelo viene dal latino angelus e dal greco angelos, che vuol dire messaggero. Quindi sono i portatori di un messaggio evolutivo da mettere in pratica. Alla fine non era così difficile. Bastava spiegarlo con un senso logico e critico, ma non lo fa nessuno, perché nel momento che noi abbiamo lume di discernimento, con l'occhio vi accettiamo questa marmaglia corrotta di politici seduti lì indegnamente, mentre i nostri difensori vengono uccisi e noi non li difendiamo, vedi Falcone e Borsellino, eccetera, eccetera.